Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ok, così va benissimo. Si è aggiornato Minecraft e si è anche una nuova immagine di nuove immagini di sottofondo. Sono a tema Halloween perché do la mia tele, le stucche accese, le ho mai viste su Minecraft. Sapete, le voglio provare? Ok, mi ricordavo bene, stavo nel Nether. Sì. Figo, ma secondo me sono stato poco sfigato, eh. Capite, tutti decisamente migliori. Adesso i miei picconi mi stanno. Una crafting se l'ho. Ok. Posso farmi un piccone in pietra, magari? Che se, secondo me vale la pena di usare quello in ferro. Vediamo, eccolo qua, pietra. Fatto. No, vabbè. La crafting è di legno, quindi non uso il piccone. Perché servirebbe l'assa, in realtà. Prendi il quarzo, che è un bellissimo materiale, secondo me. Me l'ha dato... Piuma? No, aspetta, dov'è il quarzo? Fratello. Ecco qua, quarzo del Nether, solo uno. Che sfiga. Dovrei mettere fortuna nei picconi. Se vabbè, io neanche so come si incantano. Figurati se riesco ad ottenere fortuna, dai. Siamo un poco più realisti. Mannasse sta cosa che nessuno sopporta, l'hanno messa ovunque. Che non credo proprio di essere l'unico a non sopportarla. Se qualcuno di voi la sopporta, sappia che è l'unico che la sopporta. Che se nessuno può vedere sto coso. Ora sta roba nera e cos'è? Dammi al posto delle piume, me ne fasse le piume. Roba nera sembra bella, è pietra nera, nera, sì. Vi assicuro che questo video non è razzista. Non è colpa mia che è pietra nera. Ok. Ma questo è oro. Oddio. Visto che non ne sono sicuro, non lo prendo piccone di pietra, prendo quello di ferro. Oddio, pepite d'oro? Si prendono al posto di semi di grano, se che cazzo ne faccio dei semi di grano. Pepite d'oro, ottimo per cominciare con i pinglets. Dai, dammene ancora, che quei sporchi maiali che nessuno sopporta. Cioè, no, aspetta, quelli sono utili. Quei adorabili maialini che tutti quanti amano, eh? Ghiaia. Ok, questa era in teso a sopporta ghiaia. Avete fatto caso pure voi che io sono molto più energico quando faccio i video di PES rispetto a Minecraft. Io ho fatto assassino. Oh, figo. Cioè io sono abituato a quel vecchio Nether che è tutto lava, sabbia delle anime e pietra del Nether. Solo questo c'era nell'ultima volta che sono andato io nel Nether. Tutta sta roba non so cos'è, però mi piace. A posto dei semi di cocomero, ma chi se ne frega i semi di cocomero? Anzi, questa canna da zucca è più facile a trovare rispetto ai semi di cocomero, quindi adesso questo via. Rapicanti con torti. Beh, belli. Ma non li dà sempre. Ah no, bisogna prendere il piccone. Ok. Ma lo dicevi prima. Che per prenderti devo sei piccone. Cioè, ora ne ho quattro, sbaglio se lo prendo da radice da solo uno? Infatti,
Non si prendo dalla radice 1. 1 e 1 fanno 3 invece. Infatti ora ne ho 7. Ok. Sono belli, sono belli. Sto trovando veramente bella roba. Mo sai quanta ghiaia servirebbe? Sulla diorite, va? La diorite non cade, vero? No, ok. Non cade. Ciao, piccone pietra. Raga, ma sto cadendo una difficoltà. Cioè, pacifico oppure facile? Co cazzo, io so paura. Io so che pacifico. Sta paura che ho, eh. Ho visto, si arrampica proprio. Vabbè, che dicevo? A me servirebbe lo slime. Però quello prendo lo slime con la paura che so di affrontare i mostri. Bella domanda. Se io appena senti rumore, no? Mi metto proprio paura. A posto della tossa, che mi serve la tossa nel nether, scusa, è solo lava in nether. Mi prendo questi qua che se li ho, blocchi di magma, se li ho pure a casa mia. So. Ecco la paura della quale parlavo che io ho. Oddio. Attenti a non bloccarsi nella bedrock, eh. Da per tutto, ma non nella bedrock. Oddio, ma qua si è assunto. Ma qua si è assunto. La bedrock disse fammi da scudo. Ti prego, dimmi di sì. Dimmi che la bedrock mi salva invece che uccidermi. Oddio. Pare che la bedrock sia mia amica. Pare di sì. Grazie, bene. Ragazzi, che paura. Che paura, ma sono riuscito a spussire. Ma è che forse i nabbi che stanno a guardare questo video. Se mi auguro che io sia circondato a persone pro. Però, se ho dei nabbi a guardare i miei video, gli dovrei spiegare che la bedrock non si spacca. Quindi, ehi, se rimango bloccato nella bedrock, non so neanche io come fare. Adesso io vorrei le coordinate di dove sta il mio portale. Cioè, scusate, dove è il portale? Cioè, mi ricordo se avevo visto la bedrock, no? E quindi ero stesso qui, apposta. Niente, si vede niente. Cioè, a vedersi si vede, cioè, è l'unico pro del Nether. Oddio. Ecco quello che parlavo. Meno male solo la ghiaia, dai. Vabbè, in effetti è stupida mia paura di rimanere bloccata nel bedrock, che io sono la ghiaia. Però. Ma poi risalgo. Ghiaia, 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 salvami la vita. Non sei riuscita. Io sto alzando la lava, io sono un coglione. Io sono quello, sono un coglione. La devo risalire da un'altra parte. Se risalire poi, io sarei al da testa 5. Il portale. Io devo essere il portale. Perché mi sono guardato i coordinati del portale. La testa 5 è questa. Io ho questa testa di non so dove sei il portale, anzi, forse dove se l'ondia, perché io in teoria vengo a dove viene la lava, no? Perché io dalla lava stavo scappando, quindi.
Stessa sinque da questa parte. Ok, quindi di qua. Bene, magari noi piccoli di diamante. Oddio, che paura, sti rumori. Sì, guarda, sì. Dopodomani. Nonna sa me che ho buttato la torsa. Stavo la torsa. Neanche per la torsa so, però posso fare la torsa, non il carbone, sto andando di merda sta città nell'Ether. Il bello, no, è che è stato inventato uno strumento e non farti perdere su Minecraft. Quello strumento si chiama coordinate. Però, chi è coglione? Fufu Tour Game. Non usa le coordinate, ma rischia di morire nella ghiaia. Quarto quarzo, mi sono qua rotto le cosiddette di prendere il quarzo ora. L'oro magari lo prendo con il piccone in ferro. Esempio l'oro, non credo proprio, prima o poi mi stancherò di prenderlo. Vabbè, uso il ferro, dai. Tanto nel senso niente. Voi si capita cosa nel Nether, io no. Sta annoiando nel Nether. Vorrei riuscire ad uscire da questa fossa io. Poi perché devo usare quell'inferno? Ma mi ho detto di essere un coglione, io l'ho detto. Io l'ho detto. Ma scusa, si fa solo da spaccare sto coso? Ma no, con la mano si vuole troppo. Però con quell'in pietra è velocissima. Ok. Vaffanculo, lava. Cioè, hai proprio detto family friendly, no? Forse non so del tutto io, ne forse un po' di te senza seme? Forse sto asciugando la lava? Sì, vai. No, no, sì, no, no, sì. Chi vincerà? Niente, vincerà la fantastica Sofia. A chi non piacerebbe essere sposato con una tale scema. Allora, qua magari non sento. Dicevo, qui magari non se neanche tanto bisogno di prosciugare la lava, basta fare attenzione. No, serve proprio per prosciugare la lava. Ok, sono ancora a sto bordo. Che mi salva là? Io direi no. Allora, su Minecraft non bisogna mai fare due cose. Primo, scavarsi sopra e secondo, scavarsi sotto. Quindi io scaverò così. Furbizia. Visto, non so se ho semenze in me. Pietra, pietra, pietra. Ok, piccola pietra mi ha lassato. Usiamo un po' con l'inferno. Cosa devo dire?
Ne siamo quasi arrivati. Dai, voglio solo uscire dal Nether e poi è finito sto episodio. Annarsa. Morta. Salva! 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 Sì, salva! Ho vinto sulla lava! Ho vinto un round, non la battaglia. La battaglia si vinse non appena si riesce a tornare a casa. Non è quel caso. Avrò vinto la battaglia sulla nave. Ok, dovrebbe essere questo il blocco. Ok, vediamo. Se stai dicendo stava a metà. Ah no, che io stavo troppo interno, ok. Ho sbagliato calcoli e questo è blocco. Oh, bene. Bene. Ok, ho costruito una fortezza di ghiaia. Ok. Di qua. Qua ne metto due. Ne metto qui, ok. Il mio Nether sarà pienissimo di ghiaia, non di lava, speriamo no, di ghiaia, non se ne importa. Piccone ferro quasi sta andando. Veramente l'ultimo dei miei pensieri, piccone ferro, l'ultimo. Prima sarebbe casomai tornare a casa. Non fai le cose con i piedi, Sofia. Sofia, fare le cose coi piedi. Vorrei cercare di tornare. Scusa, ma io so Martin inventare, altrimenti mi uccido e so tutta la roba. Tieni inventario. Non solo non lo attivo. No. Se avessi barato dall'inizio, avrei continuato a barare. Ma visto che non ho barato dall'inizio, non inizio a barare. Ma devo solo essere più veloce. Finito la ghiaia. Bene. E ora? E ora mi scavo la ghiaia che ho messo, no? Ok. Va. Buono. Se è buono è un modo di dire, buono. Vai a mettere rossa del Nether. Ti do di. Questa non si mette. La rossa è Nether, non me la fa mettere. Scusa. Qua sì. Nella lava no. Cos'era quel bug? Perché si sta buggando? Scusa. Scusa, se dassi trattato ottimo a saltare, no, non lo fa più. Se avessi scritto si sforzasse così, sapendo niente, che prima si era. Avete visto? Prima si era buggato.
Ma si arrampica. Che si arrampica? Crede così, no? No, non sto capendo proprio niente. Dovete credere si è buggata. Vabbè. Cosa si deve mettere? Granito. Sottoli. Granito fa più schifo, Non mi fa mettere più niente. Scusa, sottoli mi fa mettere. No, quello mi fa mettere niente. Aspetta, perché là sì? E qua no? Qua è buggato. Avete visto? Ti hai visto? È buggato! Sto netter è buggato! Ciao! Sì, decisamente ciao, a me le... Sì, mi è pure caduto su sti qua a terra. Cioè, a me le cose buggate fanno paura. Minecraft è molto buggato. Sì, direi proprio sì. Mi fa poco paura. Secondo me però non è un bug, ho trovato solo io, quindi secondo me lo assusteranno. Quindi sì, rivediamo non appena Morgan avrà capito il grosso problema che ha fatto questo assonnamento, ciao. Da me è Soda Sofia traumatizzata, che non solo ha perso un braccio, si è in pietra rossa. Poi era andata a fuoco invece di perdere vita, l'aveva guadagnata, poi ha guardato attraverso i muri, poi da si è stata è caduta, poi si arrampicava sulla ghiaia. Poi ad un certo punto non mi faceva più collocare i blocchi, non so quale strano che basta, è troppo.